Sugli scaffali troviamo spesso miele di acacia, di castagno, di rododendro, ma come si fa a capire su quale o su quali piante le api hanno raccolto per produrre il miele? In questo video vedremo come funziona l'analisi melisso-palinologica, ovvero l'analisi dei pollini contenuti all'interno del miele. Lucia Piana, che abbiamo già intervistato in un altro nostro video, ve lo mettiamo in descrizione, ci mostrerà che cosa succede quando un apicoltore le manda un miele da analizzare per determinare l'origine botanica. Buona visione! Lucia ci ha spiegato che le analisi vengono svolte principalmente in uno di questi tre casi: quando il singolo apicoltore vuole conoscere l'origine botanica del proprio miele, quando nelle transazioni commerciali chi compra del miele per rivenderlo intende verificare ciò che sta comprando, quando qualcuno rivende il miele all'ingrosso e vuole controllarlo prima di offrirlo al proprio acquirente. I campioni di origine certa vanno ad arricchire la banca dati dei prodotti di riferimento. Per queste analisi, oltre alle attrezzature di laboratorio, bisogna possedere una ricca bibliografia sui pollini ed una palinoteca, cioè un archivio dei pollini montati su dei vetrini, per la verifica ed il confronto in sede di analisi. E serve anche tanta conoscenza. Qui vediamo il magazzino di Lucia con i campioni da analizzare. In una stanza con cella a 10 gradi conserva i mieli da utilizzare per i corsi di formazione. Questo è, ad esempio, un miele verde. Ne abbiamo già parlato in uno dei nostri video. L'analisi dei pollini avviene seguendo questi passaggi. Si identificano i campioni e si fa la pesata con circa 12 grammi di miele. Si aggiunge acqua alla provetta fino a raggiungere i 40 millilitri. Si mescola il miele, aiutandosi con una bacchetta in modo da sciogliere tutti i cristalli presenti. Qui vediamo che nei campioni c'è una differenza nella limpidità, perché quello che rende un miele più torbido sono infatti le particelle. Un miele estremamente limpido può essere un indicatore del fatto che ci siano meno pollini. Un miele filtrato in maniera spinta risulterà quindi molto più brillante rispetto ad uno non filtrato. Ora si centrifugano i campioni. La centrifuga da laboratorio è un apparecchio all'interno del quale vengono messe le provette che verranno poi fatte ruotare per circa 10 minuti a 3500 giri al minuto. Lo scopo è quello di separare la parte solida da quella liquida. Una volta finito, si estraggono le provette dalla centrifuga. Si butta via tutto eccetto il sedimento, che aderisce sul fondo. Si aggiunge altra acqua e si ripete l'operazione, in modo da eliminare il più possibile la componente degli zuccheri, che non ci interessa per questo tipo di analisi. Prima di rimettere la provetta in centrifuga, si riporta in sospensione il sedimento. Si centrifuga il campione per altri 10 minuti. E stavolta lo si scola per bene. Ora si preparano i vetrini. Vengono lavati con un po' di alcol per pulirli accuratamente e si procede ad identificarli con un codice. Con la pipetta si soffia e si mescola un po' il sedimento per disperdere eventuali grumi. Poi si preleva il più possibile e si disperde sul vetrino. Questo vetrino viene poi posizionato sopra ad una piastra, che lo riscalda e fa evaporare più velocemente l'acqua. Per conservare a lungo il vetrino, questo viene chiuso con un coprioggetto nel quale viene messa una goccia di gelatina glicerinata, che a temperatura ambiente è normalmente solida e che rende il tutto più stabile. Inoltre, per poter osservare al microscopio il sedimento, è necessario che sia incluso in un liquido, altrimenti la luce si rifletterebbe e non riusciremmo ad esaminarlo. Gli elementi principali di riconoscimento del polline sono dimensioni, forma, numero di aperture, dettaglio dell'esina, cioè la buccia del polline, ma ci sono anche altri dettagli che gli esperti valutano, come ad esempio la presenza di oli. Nell'analisi al microscopio ci si sposta e ogni tanto ci si ferma per analizzare ciò che si vede.
Per non ripassare mai nello stesso punto, di solito col microscopio si esegue un percorso a serpentina. Per fare le analisi solitamente si utilizzano gli oculari ed un ingrandimento superiore rispetto a quello che vediamo qui, in modo da avere una determinazione più precisa. Ogni volta che si trova un polline, si fa un clic sul software per il conteggio dei pollini. Su un vetrino ci sono migliaia di pollini, ma se ne contano da 100 a 500, a seconda del livello di approfondimento. Per un esame poco approfondito, ad esempio, cioè un'analisi semplificata, si contano circa 100 pollini. Per fare questo occorrono dai 10 ai 30 minuti. Allora, questa qui è una crucifera rotta, e questo potrebbe essere un rubus, un rovo. Questo potrebbe essere sia una medica che una robinia. Allora, questo qui è una vite del Canada, Parthenocissus, pelo d'ape. E questo dovrebbe essere un lotus, a questo punto il ginestrino. Sono crucifere del tipo Sinapis, Diplotaxis, più tipo Sinapis, Senape selvatica. Queste sono le ombrellifere. Questo qui potrebbe essere un polline rotto, oppure potrebbe essere anche un asparago, Asparagus officinalis. Questa potrebbe essere una galega, capraggine. Le nostre ombrellifere a pavesino. Allora, questo è sempre il lotus, questo potrebbe essere un trifoglio repens. C'è il trifoglio bianco. Questo è un rovo un po' rinsecchito. E questo a questo punto è una leguminosa. Potrebbe essere un meliloto. Guarda, questo qui è l'ailanto. Questa qui è una spora di un fungo, per cui può essere un indicatore di melata. Anche questo è un indicatore di melata. Anche questo qui è un pezzettino di un fungo. Anche questo qui si conterebbe come indicatore di melata. Questa è una spora di oidio. Questo potrebbe essere un iperico, che non è nettarifero. Questo è un papavero, che non ha contribuito a fare miele. Questo qui potrebbe essere un kiwi, un'actinidia, che anche questa non ha contribuito a far miele. Questa è una piantaggine, probabilmente. Vedi quante piante, la piantaggine è un'altra pianta che non contribuisce a fare miele, però tutte queste mi stanno facendo vedere il territorio dove è stato fatto, no? Proprio così. Come ha detto Lucia, i pollini presenti all'interno del miele ci parlano del territorio. Ci mostrano quali piante sono state impollinate dalle api, sia che queste contribuiscano o meno alla produzione di miele. Dentro ad un vasetto di miele non troviamo soltanto zuccheri ed una vasta gamma di aromi, ma c'è anche traccia del percorso che le api hanno effettuato e del grande servizio ecosistemico che svolgono quotidianamente attraverso l'impollinazione. Anche se spesso non ce ne accorgiamo. Rimuovere il polline con la filtrazione spinta cancella completamente le storie che il miele ci può raccontare. Anche se l'analisi del nostro miele era soltanto a scopo dimostrativo, ci teniamo a mostrarvi alcune delle piante che le nostre api hanno impollinato durante una parte del periodo di raccolta. Vi sareste mai aspettati di vedere tutte queste cose dentro al miele? Fatecelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di metterci un like. Se volete potete anche iscrivervi al canale ed attivare la campanella, così riceverete una notifica ogni volta che pubblicheremo un nuovo video. Potete seguirci anche sul nostro sito vitaminab.it o sui nostri social, vi lasciamo i link nella descrizione. Da Vitamina B è tutto, al prossimo video! E questo potrebbe essere una canapa. Attenzione, attenzione.